Quello che ci raccontano è sotto gli occhi di tutti. Sarebbe stata una ritualità premonitrice che doveva essere diffusa il più possibile. Questa è una copertina di un disco di Michael Jackson del 1997. Fu pubblicato questo disco con una raffigurazione veramente assurda e particolare. Abbiamo lo skyline di New York su un pavimento a scacchiera bianco-nera che si introduce poi in maniera poi soffusa nella skyline di New York, ma la cosa particolare è che c'è una sola torre gemella e la sola torre gemella è sotto il pugno di Michael Jackson. Ma il pugno di Michael Jackson sta in un braccio con un vestito a rosso con una fascia a lutto e il braccio sta esattamente sopra la mancanza della seconda torre gemella. Oltretutto, dietro a tutto questo skyline abbiamo una raffigurazione di un gigantesco fumo che potrebbe rappresentare quello che è poi stato la caduta delle torri gemelle del 2001. Ma oltretutto, i bracci di Michael Jackson, se si considera quello disteso come quello dei minuti e quello ad angolo come quello delle ore, rappresentano esattamente le 8:50, esattamente quando c'è stato il primo arrivo sulla torre gemella del primo aereo. Questo è un qualcosa che è stato fatto 4 anni prima. Non c'entra niente con l'argomento di stasera, ma c'entra sul fatto che quello che ci raccontano è sotto gli occhi di tutti. E anche questa è una copertina di un disco che ha venduto decine di milioni di copie. Sapevano che Michael Jackson avrebbe avuto un grande appeal nei suoi fan e quindi sarebbe stata una ritualità premonitrice che doveva essere diffusa il più possibile. Più c'è diffusione, più la ritualità ha una sua funzione.